Una tavola rotonda per riflettere sulla situazione delle comunità LGBT, lesbica, gay, bisex e transessuale nel mondo, i cui diritti sono ancora troppo spesso negati. Questo è il senso dell'evento internazionale organizzato a Palazzo Lascaris su iniziativa del Presidente del Consiglio regionale e dall'ambasciatore Giulio Terzi, già Ministro degli Affari Esteri e ora Presidente dell'Organizzazione Internazionale Global Committee for the Rule of Law, salvaguardia delle vittime, monitoraggio degli abusi e promozione culturale le priorità individuate. Durante l'incontro sono stati proiettati una breve videointervista in ricordo di Marco Pannella e il documentario Angels on the Death Row, sulla situazione dei gay in Iran, oggetto di persecuzioni e di condanne a morte. Ambasciatore, una giornata internazionale per denunciare i pericoli per la comunità LGBT nel mondo. Questo evento è dedicato a tutti diversi e tutti uguali, cioè tutte le persone di qualsiasi orientamento e qualsiasi appartenenza sessuale o di tendenza si ritengano ancora discriminate e oggettivamente siano discriminate in molti paesi del mondo. Nelle nostre democrazie sono stati compiuti considerevoli progressi, ancora non completamente soddisfacenti in questi ultimi anni, è stata una lunga battaglia, ma dobbiamo purtroppo constatare come in una considerevole parte del pianeta non solo ci sia stato una mancanza di progresso, ma ci siano stati addirittura dei terribili arretramenti. Quando abbiamo cominciato a lavorare sul programma di questo Global Committee che vuole affermare l'attuazione concreta, reale, di democrazie compiute attraverso lo Stato di diritto, abbiamo pensato che il segnale e il metro di giudizio sia appunto quello del trattamento dei diritti LGBT.